raccogliere in realtà pensieri, proposte. L'attacco è diretto. Zaia, peggio di Vaia, si legge sugli striscioni e preannuncia una stagione di proteste, ricorsi e controricorsi quando mancano esattamente 2 anni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a infiammare il fronte ambientalista, l'ok alla pista da bob, oltre 100 milioni di euro per quella che lo stesso ministro allo sport Abodi ha definito una corsa contro il tempo. Il bob è uno sport che praticano 35 persone, per cui è anche una questione di per chi vengono spesi questi soldi, per pochissime persone appunto, e per noi è anche una questione quindi di giustizia sociale. Le Olimpiadi appunto sono l'alibi perfetto per portare avanti, specialmente a livello di consumo di suolo, quei progetti che da anni sono rimasti nel cassetto perché la commissione VAS, perché tutte quei minimi forme di controllo che abbiamo a livello ambientale non le facevano passare. La crisi climatica, che di solito viene trattata come un qualcosa di estremamente astratto, in realtà è estremamente radicato nei nostri territori. Parte dai nostri territori con opere che infrangono tutte le leggi e i limiti alla cementificazione, per esempio qua in Veneto. Con le sigle ambientaliste davanti a Palazzo Grandi Stazioni, anche buona parte dell'opposizione con la partita che da politica rischia di diventare legale giudiziaria. La cosa vergognosa e scandalosa è che si buttino via delle risorse pubbliche per fare una pista da bob che non sarà mai consegnata nei termini utili per poter svolgere le gare. Quindi queste Olimpiadi si trasformeranno in un inno allo spreco di risorse pubbliche. Ritengo che il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe prendere una posizione ancora più decisa, perché se rischiamo di consegnare in ritardo la pista e quindi di non farla per le Olimpiadi, qui si tratterebbe di un vero danno erariale.